Da Monteforte si allarga a macchia d'olio in tutta l'Irpinia la storia del Normanno. Eleonora Davide, c'è questo terzo capitolo di una saga che continua. Sì, è vero. Il terzo capitolo della saga del Normanno è I segreti del castello. Normanno e i segreti del castello. E qui il castello un po' diventa protagonista. Quindi il Normanno è sullo sfondo di questo maniero che nel tempo rivela pian piano i suoi segreti a un curiosissimo Martino lanciato in un viaggio nel tempo, e quindi siamo un po' in un impianto fantasy per scoprire quello che sono tante piccole curiosità di questa bellissima storia. Sabato 4 novembre alle 18 per tutti l'appuntamento è al Circolo della Stampa di Avellino in Corso Vittorio Emanuele. Ma in questo terzo volume di questa tua trilogia c'è anche tanta fantasia, non solo romanzo storico. Ma infatti, rispetto al primo, che è un viaggio nella storia più lineare, e il secondo, Dominus, il codice del destino, in cui ci spostiamo tra due epoche, questo invece diventa proprio un viaggio nel tempo e Martino viene materialmente catapultato in diverse epoche della storia del castello. Si parlerà del tuo romanzo, Il Normanno e i segreti del castello, sabato pomeriggio al Circolo della Stampa, ma ci saranno anche dei momenti dedicati alla lettura di brani e non solo. Eh sì, infatti Paolo De Vito ci accompagnerà anche questa volta nella lettura di alcuni brani dal romanzo, e Giovanna Della Bella e Ilenia Doria, presidente dell'Archeo Club di Avellino, mi accompagneranno in questa presentazione, questa prima presentazione del tour dedicato a questo terzo capitolo.